ritrovati con la nostra programmazione di Super J. Continuiamo ad essere in diretta sul nostro canale 16 del Digitale Terrestre. Come ogni mercoledì siamo a Roseto degli Abruzzi. Giornata particolare quest'oggi qui a Roseto perché si festeggia il 172esimo anniversario della Polizia di Stato, tra circa un'oretta lungomare Gerolmi bardato a festa per festeggiare questa giornata particolare. Do il buongiorno a chi si è messo in ascolto e chi si è messo proprio in ascolto sul nostro canale 16 questa mattina. Siamo in diretta anche su Facebook, siamo in diretta anche in streaming su www.superj.it. Il buongiorno vi arriva da Fabio Fedeli, dalla regia coordinata da Pietro Baldassare, ma dall'ospite di questa mattina do il ben ritrovato e il buongiorno a William Di Marco. Buongiorno a voi. Ciao William. Grazie. Personaggio culturale a tutto tondo di Roseto degli Abruzzi, oltre ad essere docente ovviamente un collega e giornalista. Tanti temi su cui parlare questa mattina, ma uno su tutti comincerei sul fatto che, già l'ho detto, come docente l'Istituto Moretti è stato un anno scolastico importante, quello di quest'anno. William, sì. Tanti iscritti, si è ripreso a macinare come negli ultimi anni, ne parleremo a breve. C'è stata questa nuova classe di chimica che possiamo dire ha riscosso anche tanto successo. Sì, intanto va detto una cosa: la scuola ovviamente è centrale per tanti motivi. E quindi riporre al centro, come state facendo voi, un po' l'attenzione su un'istituzione che è fondamentale, formativa, ma poi soprattutto negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 20-30 anni più o meno, è anche un'istituzione che un po' è il termometro dell'andamento sociale. La scuola negli ultimi periodi è tornata un po' al centro anche delle ultime vicende, diciamo, governative, perché sembra che vogliano dare una svolta. Non è cosa facile, perché la scuola è un meccanismo molto complesso e per avere ottenuti i risultati occorre aspettare diversi anni. Noi, diciamo, invece come realtà Rosetana siamo una realtà molto molto diciamo articolata, dalle primarie, dalle materne, le primarie che sono presenti in tutto il territorio, e Roseto è un territorio molto vasto, quindi è un po' le città nelle città, i paesi nei paesi, perché due istituti diciamo comprensivi, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, e poi due scuole di secondo grado, due scuole superiori. È un territorio vasto, quindi paese nel paese significa che ci sono molte frazioni veramente popolose, e quindi gestire questo non è una cosa facile. Per quanto ci riguarda invece, io parlo dell'Istituto Vincenzo Moretti è stato un grande economista, e siccome ricorrono i 150 anni anche dalla nascita di Einaudi, che è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana eletto dal Parlamento, il secondo in ordine di tempo, ed è stato amico e collega di Einaudi, questo Vincenzo Moretti. Ecco perché la scuola rosetana, avendo questa matrice diciamo economica, gli ha intestato la scuola superiore, l'istituto. E quindi noi, diciamo, Roseto vanta il fatto di avere due scuole molto importanti, il polo liceale Saffo, che è un polo di grossa attrattiva comunale. È il centro di polemiche, così dire, possiamo... Sì, purtroppo il centro delle polemiche, non è facile trovare nuove sedi, non è facile, occorrerebbe fare una progettazione, ma qui ci inoltriamo anche in altri discorsi, ma è certo che una scuola come il Saffo non può avere una sede dislocata in 5 o 6 plessi e non è gestibile per motivi legati a tante cose. Ciò nonostante, una scuola che attira, ha attirato molto a livello non solo intercomunale ma anche provinciale. La stessa cosa dobbiamo dire del Moretti, perché gli istituti tecnici e gli istituti professionali hanno subito, almeno negli ultimi 20 anni, una forte spinta liceizzante, cioè la liceizzazione ha elevato molti iscritti sia al professionale che al tecnico. Questo diciamo che è un trend che possiamo riscontrare da una ventina d'anni a questa parte. Oggi paghiamo ovviamente
delle conseguenze, diciamo, di programmazione, nel senso che è bene che ogni studente possa iscriversi dove meglio crede, però poi oggi stanno rilanciando gli indirizzi universitari STEM, cioè in cui la scienza, la tecnologia, l'informatica, la matematica possano ritornare un po' al centro, e stanno rilanciando gli ITS, che casomai ne parliamo dopo. Noi che cosa abbiamo fatto in questi anni? Sono tanti anni che personalmente sto al Moretti, e quindi insieme, diciamo, un po' la dirigenza, insieme a tutti quelli che si occupano un po' di orientamento e quant'altro, hanno puntato molto a quello che la società civile e soprattutto la società di tipo imprenditoriale economica richiedeva. Ecco perché dall'inizio, dalla semplice ragioneria, come si chiamava allora, che oggi non si chiama più così perché è un, diciamo, settore più amministrativo e informatico, si è trasformata in tante altre cose. Sono stati bravi quelli del Moretti a sapere interpretare le richieste, e se gli istituti tecnici in generale hanno subito contrazioni, ecco, il Moretti negli anni ha saputo mantenere costante, diciamo, un numero di iscritti. Poi negli ultimi due c'è stato un vero e proprio boom. Parliamo di oltre 1000, ecco. Sì, diciamo che più o meno siamo intorno ai 900 e passi alunni, ma ovviamente con tutta la struttura anche del personale docente, personale ATA, come docenti credo che il Moretti abbia attualmente oltre 170-175 docenti, poi c'è il personale ATA, quindi andiamo veramente oltre le 1000-1100, e la stessa cosa vale per il SAFFO, che ha oltre 1000 iscritti, credo che siano già oltre 1100, abbiano sfiorato in alcuni anni anche 1200. Quindi che significa questo? Che la scuola è importante. Poi, se vogliamo parlare adesso anche di quale prospettiva, ecco, dobbiamo anche incominciare a vedere la questione della denatalità, la questione demografica. William, il tema denatalità, che è ovviamente al centro anche di tante discussioni, soprattutto nell'ultimo anno. Prima di entrare in merito su questo discorso, che è molto interessante ovviamente, ma è anche molto lungo e articolato, non basterebbe una puntata, avevamo parlato del corso di chimica, della creazione di questo corso di chimica che avete fatto, possiamo dire una cosa molto interessante, anche in sinergia con alcune realtà professionali del territorio. Roseto ha una zona industriale molto ricca, sviluppata, anche fatta di imprenditori molto giovani che credono anche in questa situazione. Ecco, corso di chimica che è entrato già in, possiamo dire, ha avuto già un ruolo importante nella possiamo dire nella storia economica rosetana. Sì, allora facciamo un attimo il punto in modo proprio sintetico. La scuola, più o meno, per chi ci segue è andata a scuola in anni passati, è rimasta nella struttura più o meno uguale, quindi esistono i 5 anni che oggi si chiamano le primarie, ma le primarie elementari, poi i 3 delle medie che sono rimaste. C'è adesso una tendenza a dover modificare, non è una cosa facile, però questa struttura gentiliana, diciamo così, è rimasta 5, 3 e 5 anni. Quando uno finisce le medie, 5 più 3 sono universali, quindi per tutto il territorio nazionale. Dopo la terza media, lo studente ha 3 sbocchi, o quello del liceo, o quello degli istituti tecnici, o quello degli istituti professionali, con i vari indirizzi, e sono veramente tanti. Ecco, noi come istituto tecnico professionale in questi anni abbiamo creato, da quella famosa ragioneria, altri 9 indirizzi, quindi siamo, praticamente offriamo una piattaforma di 10 corsi, tanta scelta. Cosa è successo? L'ultimo indirizzo a cui facevi riferimento tu. Sono anni che noi stavamo puntando su questo nuovo indirizzo di chimica, perché chimica già la facciamo nel biennio, la fanno tutti gli indirizzi che già esistevano. I 7 oggi sono diventati 8 degli istituti tecnici e 2 dei professionali. In realtà poi 5-6 anni fa siamo stati anche molto bravi, da un lato, gli insegnanti di chimica, e anche fortunati, perché siamo riusciti ad accedere a un, adesso si chiamano progetti PNRR, prima PON, e quindi prima abbiamo PON, avuto un grosso finanziamento per ristrutturare le aule di chimica e di fisica. Abbiamo abbattuto un muro, abbiamo reso grande l'aula di chimica, fisica e biologia, e quindi oggi abbiamo un'aula veramente all'avanguardia.
dove le attrezzature sono proprio di ultimissima generazione. A suo tempo, quindi sono tanti anni, facemmo richiesta per questo. Chimica si chiama il corso, che è un indirizzo tecnico-tecnologico, chimica, materiali e biotecnologia. Quest'anno l'abbiamo ottenuto attraverso appunto la regione, la provincia, il comune, perché questi sono i passaggi ovviamente oltre all'ufficio esatto, regionale. Quindi ottenendo questo, noi ci siamo molto interfacciati col territorio, perché parlavi di aziende. Io ricordo una per tutte che è storica, che esiste qua dagli anni 50, che sarebbe Rolli Salpa, perché Rolli Salpa è un'azienda di trasformazione in cui la chimica è fondamentale. Ma poi negli anni abbiamo avuto un boom di un'azienda internazionale che è la Leo Filken. Leo Filken è qui vicino, ha ottenuto attraverso il dottor Brocco dei brevetti internazionali e quindi ha ancora di più implementato quello che è il settore. Poi abbiamo tante altre aziende più o meno grandi, più o meno diciamo anche strutturate, una di tra queste è la Braden, e quindi noi abbiamo invitato i rappresentanti di queste aziende, quando abbiamo ottenuto il corso. Oltretutto va detto una cosa, noi l'abbiamo ottenuto proprio sotto le vacanze di Natale, quindi sotto le vacanze di Natale, era esattamente il 29 dicembre, ci siamo subito attivati per far sì che già dal primo giorno di scuola utile, l'8 gennaio, noi fossimo presenti nelle scuole medie del territorio per dire e aggiornare di questo corso. Così è avvenuto e, come hai sottolineato tu, il successo c'è stato, perché richieste di un corso professionalizzante, altamente scientifico, evidentemente già c'era, e quindi quest'anno, cioè 2024-25, partirà con una classe intera, completa, già strutturata, questo nuovo corso, che avrà non solo il biennio molto diciamo articolato di chimica, dopo ci sarà la chimica più quella diciamo di indirizzo, quindi organica, la chimica applicata, avanzata, bravo, applicata appunto alle industrie. Ecco, questo processo ci ha portato oggi ad essere presenti in un settore che sicuramente avrà un futuro a livello diciamo nazionale, ma anche locale, perché aziende del settore stanno crescendo. Probabilmente andranno in cerca, ecco, di figure professionali per arricchire l'organico, ecco, di professionisti all'interno. Abbiamo parlato di denatalità prima, prima di entrare un po' in merito alla questione, molto interessante. A breve gli esami di Stato, quindi il professor Guglielmi Marco sarà concentrato su queste importanti settimane, per appunto parliamo di futuro dello studente. Ecco, intanto l'istituto come si sta preparando? Sì, l'esame di Stato poi per diciamo anche sensibilizzare di più gli studenti, diciamo sempre che le persone adulte quando hanno in sogno il periodo della scuola si ricordano l'esame di Stato, cioè viene sempre in mente l'esame di Stato, non gli esami prima oppure il periodo prima e tantomeno quello dopo universitario, perché sono dinamiche diverse. Sì, si vive. Le tipologie, ecco. Sì, ma diciamo che le materie già sono uscite, come sono usciti già gli insegnanti che faranno parte della commissione interna. Adesso devono uscire i presidenti di commissioni e i commissari esterni. L'esame di Stato è quello che nella letteratura e anche nella cinematografia viene sempre ricordato, perché è un processo, è un passaggio importante. Io lo ricordo, a chi lo ha fatto lo sa, insomma, l'esame di Stato è un riconoscimento che lo Stato stesso dà a un alunno, uno studente, e che gli permette di affrontare la vita lavorativa in un modo diverso. Anche il procedimento così articolato e anche così istituzionale ci fa capire l'importanza dell'esame di Stato. I ragazzi ovviamente sono un po' tesi, però c'è una tranquillità di fondo, perché è la docenza stessa che cerca di mettere al proprio agio diciamo tutti gli studenti, perché il passaggio indubbiamente c'è una commissione di fronte, quindi quant'altro. Noi ci stiamo preparando come tutte le scuole, sapendo che
il primo impatto è quello della prova scritta di italiano, e quindi fino al giorno prima andranno in giro tutte le ipotesi che usciranno come sempre, ma poi insomma, siccome le articolazioni sono tante, oggi gli studenti hanno la possibilità di scegliere veramente tra un ventaglio di tipologie molto articolate. Comunque, invece, non so se la denatalità, ecco, questo assolutamente, sì, entriamo su questo tema delicato anche per un comune possiamo dire popolato come quello di Roseto e gli Abruzzi. Roseto conta circa 26.500 abitanti, però tema denatalità anche qui, ecco. Sì, perché qua ci inoltriamo anche in un discorso ovviamente che inevitabilmente di programmazione. Allora, sono usciti i dati dell'Abruzzo, l'Abruzzo non cresce, certo che ci sono situazioni ancora peggiori. Guardiamo il Molise quando si distaccò nel 63 dall'Abruzzo aveva circa 450-460.000 abitanti, oggi è sceso sotto le 300.000. E quindi ecco perché si parlava nell'ultimo periodo di un'ipotesi di riunificare l'Abruzzo con il Molise. È certo che l'Abruzzo attualmente soffre di un processo di spopolamento di alcune zone, molto quelle dell'entroterra, e fino a alcuni anni fa noi curiamo pure delle informazioni su giornali e quant'altro, ci siamo soffermati sullo spopolamento, la denatalità dell'entroterra e quindi paesi per esempio della Vallata del Romano. Poi ci siamo resi conto che è un problema che interessa pure la costa, quindi la costa, che è cresciuta molto negli ultimi 15 anni, e invece oggi si ritrova ad avere situazioni o statiche o addirittura di decremento, e questo ci deve far pensare per tanti motivi. Teramo per esempio è una città così importante ovviamente perché è il capoluogo, ma che nonostante molte politiche atte a far sì che università, ospedale e quant'altro, la città possa rimanere quel centro di attrazione, eppure sta vivendo in modo non drammatico però dei numeri in negativo. Allora io credo il trend è negativo. Allora cosa bisognerebbe fare? Non è facile, ovviamente qui non possiamo, però intanto bisogna incominciare a fare delle politiche, certo non più con l'attenzione verso soltanto il settore della crescita, della gioventù, dei ragazzi, ma il settore per esempio di una assistenza per gli anziani, che sarà il problema del futuro, inevitabilmente, quindi case della salute, ospedali diciamo delocalizzati o comunque centri in cui soprattutto gli anziani possono avere un'assistenza, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché il trend ci porterà ad avere, oggi abbiamo una percentuale che è raddoppiata negli ultimi 30 anni, degli oltre 65 anni, cioè cosa che sono cresciuti di 2 milioni e mezzo, quindi significa che questo sarà un problema. Certo, la scienza, la tecnologia ci ha portato ad avere un invecchiamento che risulta essere oltretutto anche sempre meglio gestito dalle persone stesse, quindi ci si invecchia nel miglior modo possibile, e questo vale anche per il futuro delle scuole. Cioè oggi bisogna vedere come realizzare progetti nuovi che siano compatibili con un territorio che comunque non cresce più. Il secondo aspetto fondamentale è vedere come incentivare anche chi vive nell'entroterra, ma vale pure per i comuni della costa, che hanno delle frazioni, prendiamo il comune di Roseto, hanno delle frazioni come Colonia Paese, frazione e Borgo Storico, Monte Pagano che è l'origine di tutto, Casale. Non si verifica tanto questo sulla 150, quindi il territorio va studiato e va incentivato, perché chi rimane ad abitare con la famiglia, con i propri figli in certe zone, è ovvio che deve avere dei vantaggi, perché altrimenti tutti puntano poi ad andare sulla costa, poi la costa sta diventando anche una specie di, diciamo, di un villaggio più che altro dormitorio, quindi processi che vanno veramente studiati a priori, in modo teorico e poi a posteriori in modo fattuale. Quello sullo
l'isolamento, altro tema. Che, certo, ma è collegato molto. È collegato alla scuola. Alla scuola, ma è collegato alla denatalità. Sono tutti temi che vanno affrontati perché, ripeto, non si tratta adesso qua di inquadrare un po'. È inutile spendere per questioni che fra 10-15 anni non avremo più, o problematiche, non è, ma per altre che invece in questi anni si andranno a creare. Quindi sicuramente l'anziano non è più visto come il peso di una volta, oggi è una grossa risorsa, perché però l'anziano, essendo una grossa risorsa, deve avere anche delle strutture adeguate. Abbiamo una società che ha puntato molto su, ovviamente, i giovani prima e quella classe, diciamo, di persone adulte e mature. Adesso l'attenzione deve necessariamente essere spostata più in avanti. Ci avviciniamo alla conclusione. William, ultime battute, così chiudiamo il discorso relativo alla scuola, al settore scolastico. Ecco, l'obiettivo dell'Istituto Moretti, il futuro, ecco, dell'Istituto Moretti. E il futuro dell'Istituto Moretti è un po' quello che tutti dicono, però poi è difficile realizzare. Dicevo prima degli indirizzi universitari STEM, la facilitazione di questa sigla, che significa studi scientifici, tecnici e tecnologici. Noi abbiamo bisogno quelli che vanno di moda, sì, tra virgolette, sì, quelli che dovrebbero. Non è ancora così, sì. Perché comunque noi abbiamo recepito in parte quello che è la grande rivoluzione che parte dall'illuminismo. E l'illuminismo, adesso per fare un break di poche battute, si stabilì da allora in poi che tutto il sapere fosse universale e fosse uguale. Quando Diderot e D'Alembert creano, scrivono e realizzano questo processo che è l'enciclopedia, mettono le materie sullo stesso, le discipline sullo stesso piano. Ecco, l'Italia negli anni è stata quella che in parte ha recepito questo processo, cioè le materie scientifiche, tecniche e tecnologiche hanno non solo la pari dignità delle materie umanistiche, e parlo io, insomma, che insegno quelle materie umanistiche, non solo questo, ma dovrebbero essere incentivate. Ecco, il Moretti credo che come diciamo, politica interna, ovviamente ci confrontiamo sempre con la nostra dirigente, la professoressa Maranella, e deve essere necessariamente un polo di attrazione di queste, diciamo, di questi indirizzi più scientifici e più tecnologici. È ovvio però che è un processo virtuoso che riguarda il territorio. Cioè, io mi ricordo, in televisione fecero vedere un esperimento fatto in Germania quando partì Industria 4.0, che è un progetto europeo anche famoso dell'Unione Europea, partito oltre 12-13 anni fa, che vede l'Italia coinvolta con i famosi ITS, che sarebbero degli istituti tecnologici superiori, cioè un diploma post diploma, è un diploma che va tra il diploma delle scuole superiori e, diciamo, il processo universitario, formativo universitario. Quindi è una specializzazione che per circa il 75-78, forse anche 80%, dà un lavoro sicuro di alto profilo. Ebbene, in quei processi facevano vedere che c'erano delle industrie ad altissima tecnologia. In quel caso c'erano proprio delle industrie automobilistiche, non diciamo quali, ma della Germania, di alto profilo. Ecco, noi dovremmo integrarci molto col territorio. Più il territorio ha delle industrie ad alto profilo, più la scuola può andare in simbiosi con la richiesta di queste industrie. Più il territorio si impoverisce a livello economico e più la scuola si svilisce. Quindi è un processo che va integrato, e questo può portare a un miglioramento, perché, chiudo questo concetto, quando abbiamo adesso aperto il corso di chimica e abbiamo invitato i rappresentanti o i proprietari delle aziende, la prima cosa che ci siamo detti è: fateci delle proposte, diteci quali sono anche i settori nell'ambito della chimica che a voi interessano di più, e noi faremo delle programmazioni scolastiche in base anche a questo. Quindi, che mi sembra. Però è ovvio che viene meno questo processo e viene meno il fatto che la scuola possa crescere. Quindi la scuola, il Moretti, ma credo anche tutte le altre, però il Moretti ci punta molto, è una scuola che si confronta col territorio e che vuole essere al servizio del territorio, questo è importante.
fatto un discorso che c'entra ovviamente, parliamo di domande e risposta tra l'altro. La scuola poi si forma sul problem solving, cioè, hai un problema, cerca di risolverlo. Ha detto bene William Di Marco, tema interessante che ovviamente andremo sicuramente a riprendere nelle prossime settimane. Siamo giunti al termine, io ringrazio William Di Marco, poi soprattutto riprenderemo la situazione anche professionale tra virgolette dello studente quando finirà i 5 anni, poi sarà che strade. Motivo perché le prospettive oggi sono diverse, molti studenti non lo sanno, e se voi che siete una televisione di servizio, quando sarà ci risentiremo, perché noi ci occupiamo proprio di queste cose. Il ventaglio di opportunità oggi sono tante ed è bene che lo studente le sappia, perché altrimenti rimane legato a un piccolo microcosmo che oggi purtroppo e anche per fortuna non esiste più. Non esiste più, è vero. Grazie a William Di Marco, grazie a Fabio Fedeli dietro le telecamere, la regia coordinata da Termo. Colazione termina qui, ma tornerà comunque domani alle ore 9 in compagnia di Lino Nazionale, ma non cambiate canale perché la giornata su Super G è ancora molto lunga. Buona giornata. Buona giornata.